testa. Di qua la testa e andiamo. Giulio, sistema la sua posizione. E tu devi dire se così facciamo due cose insieme. Devi dire se la sistemazione è buona e serve qui, perché voi quando e dove le imparate se sapete fare o non sapete fare? Cioè se, come facciamo noi a dire che il rotolo dietro le ginocchia è giusto o sbagliato? Come fai a sapere? Mi chiedi. Ok, ma le persone non sono in grado di dirlo. Meglio prendi. Bravissimo. Quindi bravissimo, questa è la prima cosa, la comparazione. Però è ancora più utile fare, usare questi momenti per fare le esperienze, per imparare a calibrare. Facciamo una prova. Le ginocchia. Un secondo. Meglio o peggio? Benissimo. Testa. Meglio o peggio? Un po' più largo. Perfetto. E poi gli chiederei se è lo stesso fa così, ma è bene così. A me piacciono. No, no, ma questo perché? Perché io sono scomodo se c'è il suo braccio in mezzo quando devo passare. Questo però non è una brutta opzione perché anche a me mi ha ricordato che io con Gino a volte faccio fatica a fare quello delle anche, però metto un piede in mezzo praticamente. Oh, quando si può. Quando si può, lasciate la persona come sta, è la cosa migliore, altrimenti dovete fare come ha fatto lui. A proposito di questo, chiedo, ma è venuto in mente prima con lui e ora mi è venuta la domanda. Se io nel momento in cui sono alle anche, mi danno il suo braccio come operazione, mi ricordo il contatto che ho fatto io che c'era l'opzione di prenderlo e appoggiarglielo sul petto, sì. E dico si potrebbe fare. Ricordate? Sì. Certo. Piuttosto abbiamo che modificare la lampada, perché mai uno sta proprio bene così e non così. Quindi di conseguenza che cosa faccio? Questo glielo piego così, dopodiché glielo riporto in una posizione. Sì, così non effetti, cambi e questa la lavorazione. La chiusura qua che non è bella. Senso perché perché se lui la scelta questo, cioè sì. Voi dovete tenere presente una cosa, che ogni cosa che noi facciamo quando siamo nella posizione di Valerio è una scelta. E quella scelta va rispettata. Cioè lui ha scelto questa posizione, sì, questa posizione va rispettata, però mi dà fastidio. Allora, siccome così modificherei parecchio l'angolo, se salvo, perché poi c'erano anche persone che magari hanno, non voglio usare la parola problemi, però magari a cui può dar fastidio. Ma se finisci facendo quello che hai detto tu, così, va bene così? Allora, lavoriamo sui tre cancelli, prima facciamo questo, iniziamo il secondo protocollo. Il secondo protocollo vi dico subito in una frase che cosa prevede. Noi finora abbiamo fatto in parallelo esattamente la strada principale, cioè primo cancello, secondo cancello, terzo cancello, ponte. Primo cancello, secondo cancello, terzo cancello, ponte. Primo cancello, secondo cancello, terzo cancello e conclusione. Ok? Abbiamo iniziato dai piedi, abbiamo finito con la testa. Abbiamo passato tutto lungo il centro. Ci siamo. Ora non faremo una strada alternativa, faremo la stessa cosa ma con, nel senso che non cambieremo i cancelli, ma lavoreremo innanzitutto su una sola parte. Per quanto riguarda i primi tre inferiori occupiamoci di questo. Esattamente quello che aveva iniziato a fare Tommaso. Vedete cosa devo descrivere quello che faccio. Io per esempio ho iniziato a mettere la mano qui e mi sono reso conto, quella triangolazione di cui parlavamo, che non sono a posto. Il primo problema è che ormai ho iniziato così, no, cambiare, tanto non sta toccando nessuno. La seconda mano va sul secondo cancello, ma da lontano, vedete? Dovete semplicemente aspettare.
prima parli tu e dopo spiego con le parole quello che ho fatto, che è molto abbastanza semplice. Da qua ti do un posto. Fai quello che vuoi. Ma no, dimmi tu se dopo devi spiegare. No, prego qua. Un caldo devastante, c'è una cosa pazzesca. Ho appena messo le mani in tutti i sei punti. Una fornace proprio, però localizzato lì. Poi invece alla fine invece si è equilibrato proprio come temperatura che percepivo. Hai messo il dito, sì. Poi l'ho sentito, però solo di qua. Sì. Ah, okay. Poi no, a me personalmente questo calore qua, anche quando faccio quel giro, mi fa sempre venire lo stimolo dell'urina. Però non so se è solo una sensazione, cioè io comunque questa sensazione sempre, questo calore pazzesco, allora temo sempre che... Ti sei reso conto dello scatto della gamba? Questo di qua? No, quello di là. Quello di qua sì. Perfetto. Allora, adesso tanto proverete voi. Secondo protocollo che io vi segnerò. Secondo protocollo è semplice, si piazza una mano, allora le mani lavorano in parallelo, così, si piazza una mano, quindi questo qui dal punto di vista della comodità è comodissimo, perché non c'è, state da un lato e lavorate da questa parte e poi da quella, partite dal lato che voi sentite meglio, ci siamo? E tra l'altro lo sentite perché io suggerisco di fare questo, ma non è un obbligo, perché poi lo sentirete voi, come seconda opzione. Allora la mano destra, la mano destra se sono da questa parte, va sul primo cancello direttamente e sta lì. Al momento che sentite giusto, mettete la seconda mano, quindi l'altra mano, sul secondo cancello. Dopo rimane fermo il primo e si sposta sul terzo. Rimane fermo il terzo e questa mano si sposta sul secondo. Ci siamo? Finito questo, stacco una mano, rimane sempre l'ultima. Così come avete iniziato che c'era soltanto una mano sul primo, finite che c'era una mano sul terzo. Vi spostate dall'altra parte e fate esattamente.